Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi finalmente vi svelerò il contenuto del calendario dell'avvento Degustabox. Sapete che a me piace aprirlo giorno per giorno e quindi vi avevo fatto vedere solo la prima casellina dicendovi che poi dopo Natale vi avrei svelato tutto il suo contenuto. Mi è piaciuto molto, sono stati prodotti ricercati, alcuni molto originali, altri molto classici, però comunque ricercati a livello di qualità, a livello di prodotto. Ma soprattutto mi è piaciuto il fatto che tutti i prodotti che ho trovato all'interno sono stati diversi da quelli degli anni precedenti. Quindi sicuramente non c'è un riciclo di prodotti, ma ci sono sempre delle ricerche particolari per rendere sempre questo calendario diverso e originale. Ma basta con tutte queste premesse perché i prodotti sono 24, sono tanti e quindi direi di cominciare subito. La casella numero 1 l'avevo già aperta insieme a voi, però vi faccio vedere di nuovo che cosa avevo trovato all'interno. Si tratta in particolare di questi grissini mignon con semi di sesamo. Sono sicura che mi piaceranno moltissimo e sono contenta di girare questo video oggi, così stasera li posso mettere in tavola. Poi nella casella numero 2 invece ci sono dei biscotti molto originali. Sono i biscotti del benessere, senza glutine e senza lattosio, e sono alla mela e castagna. Non li avevo mai sentiti nominare, i biscotti alla mela e castagna, e sono curiosissima di assaggiarli. Questi sono prodotti biologici, quindi sicuramente, come vi dicevo, di ottima qualità. Nella casella numero 3 invece ci sono due confezioni di mix ricarica, praticamente è frutta disidratata e frutta secca. In questo caso abbiamo i mirtilli rossi, le mandorle, gli anacardi e gli arachidi, e sono tutte e due uguali. Sicuramente sono quelle cose da portarsi in giro, da portarsi nella borsetta come snack o magari per l'ufficio, per la scuola, però siccome io lavoro da casa ovviamente me le terrò in casa, ma sono comunque cose gradite. Nella casella numero 3 invece ho trovato questo infuso biologico alla camomilla e pesca. Anche questa per me è una novità perché non ho mai provato degli infusi con frutta e camomilla, nel senso che di solito gli infusi che bevo io sono o solo alla frutta oppure al limite la camomilla classica, però un camomilla e pesca insieme non l'ho mai provato. Inoltre è bellissima anche la confezione con questi fiori che escono dalla tazza, mi piace molto anche la scatola. Nella casella numero 5 invece ho trovato queste due buste di sughi pronti, sono entrambi con olive e capperi e mi ispirano molto. Devo dire che anche se io non sono un amante degli spaghetti, questa tipologia di sugo io la mangerei con un piatto di spaghetti perché comunque la vedo bene associata così. Fatemi sapere nei commenti invece voi con quale tipologia di pasta assaggereste un sugo di questo tipo. Comunque sono sempre comodi questi perché quando si ha fretta, non si ha tanto tempo di cucinare, secondo me, almeno per quello che è il mio punto di vista, vanno benissimo e sono velocissimi e comodissimi e di solito sono anche buoni perché ormai i sughi pronti, di marche comunque buone, come ad esempio questa che è della marca Montali, comunque sono ormai dei prodotti buonissimi e mi ha fatto piacere trovare un sugo originale perché comunque io di solito vado sul sugo pomodoro basilico, sul ragù, sul pesto, però questi sughi un po' particolari di solito non li compro, non li faccio, quindi la Degustabox ci pensa e me li fa assaggiare. Nella casella numero 6 ho trovato una golosità della Loacker, questi biscotti alla mandorla e cioccolato. Sono anche una novità perché vedete che c'è scritto qui. Sono praticamente biscotti con granella di mandorle. Non vi so dire se anche il ripieno sia di mandorle perché non ho ancora assaggiato nulla di quello che c'è all'interno del calendario. E poi hanno sotto il cioccolato al latte. Sono molto interessanti questi qui, li assaggeremo subito. Magari quando avremo smaltito un po' di dolci natalizi che ancora abbiamo in casa, però sono sicura che saranno buonissimi. Nella casella numero 7 c'è un'altra super golosità, una crema spalmabile nocciole e cacao della marca Yuma, spero si pronunci così perché è una marca che non conosco, quindi non so quale sia la pronuncia. Ma questa crema spalmabile ha una particolarità rispetto alle altre: ha il 70% in meno di carboidrati. Sicuramente, se ci sono un pochino meno carboidrati, è meglio rispetto a tutte quelle creme spalmabili che magari ne hanno molti di più. Poi nella casella numero 8 troviamo ancora una golosità: le pepite al cioccolato di Modica.
Queste sono praticamente delle scaglie di cioccolato, qui le chiamano pepite, però a giudicare dalla foto mi sembra che siano le classiche scaglie di cioccolato, però è cioccolato di Modica, quindi di qualità. Inoltre, insieme alla confezione c'è anche questo mini libretto che dà dei suggerimenti di utilizzo, quindi vi spiega come potete utilizzare tutte queste pepite. È molto carina anche l'idea di allegare comunque un piccolo ricettario, qualcosa che aiuti ad utilizzare i prodotti che si trovano qui. Poi nella casella numero 9 c'è un prodotto tipicamente natalizio, favola di Natale, e si tratta di una tisana dell'inverno che ha dentro rooibos, spero si pronunci così perché non so che cosa sia, cacao, cannella e zenzero. È bellissima anche la confezione, ma sicuramente è buonissimo il sapore. Come vi dicevo prima, io ancora non ho assaggiato assolutamente nulla di tutti questi prodotti perché prima volevo fare il video, volevo condividere con voi quello che ho trovato. Adesso io questa scatola la volevo aprire perché volevo vedere come sono le bustine. Guardate come sono confezionate bene, molto carine, una per una nel suo sacchettino con il cartellino davanti, favola di Natale. Anche queste cose sono importanti perché comunque anche il modo in cui vengono confezionate le bustine all'interno delle tisane, secondo me comunque contribuisce a rendere il prodotto ancora più carino e gradito. Poi nella casella numero 10 c'è un prodotto nuovo che effettivamente ancora non avevo visto, mini cornetti ripieni di cacao. Sono molto golosi e soprattutto potrebbero essere molto più golosi se provati magari con un cucchiaio di gelato messo sopra, quindi andare a crearsi un mini gelato, anche se sinceramente in questa stagione non mi viene tanta voglia del gelato perché ho freddo, sono abbastanza freddolosa. Però in ogni caso questi sono prodotti golosissimi, inoltre la scadenza va molto in avanti, quindi perché no, magari anche quest'estate o comunque in primavera, quando la temperatura sarà un po' più alta, potrei fare questa prova e vedere se mi piace o no, ma penso di sì. Nella casella numero 11 invece c'è questo sacchettone, perché è abbastanza grande, di mini chips di riso integrale. Queste di solito non sono cose che compro perché le chips di riso o riso soffiato, quello che è, mi fanno venire un po' in mente il polistirolo, però se sono sottili potrebbero piacermi. Tra l'altro queste sono al gusto di hummus di ceci, quindi siccome mi piacciono molto i ceci potrei apprezzarle. E credo comunque che le assaggerò, magari anche queste nelle prossime sere. Nella casella 12 invece c'è questa confezione di peperoncino in fili. Questa è una cosa che nella Degustabox forse avevano già messo, però non mi ricordo se era peperoncino o se era comunque un'altra spezia. So che la confezione così rettangolare non è la prima volta che la vedo. In ogni caso sono quei prodotti che sono sempre utili in cucina, soprattutto se vi piace mangiare piccante, quindi magari lo finite, lo consumate abbastanza in fretta. Non è il mio caso perché io non mangio piccante, però ho in mente di regalarlo questo a una persona che comunque lo apprezza. Nella casella 13 c'è un prodotto molto originale, la salsa yogonese. Se non ho capito male, è una specie di maionese, però è fatta con lo yogurt, quindi sicuramente più light. La proverò molto volentieri. Credo che vada associata principalmente al pesce, però perché no anche alla carne, oppure potete utilizzarla anche per dei tramezzini o magari per fare dei piccoli antipasti o anche un'insalata russa se non volete la maionese proprio quella classica. Credo che la proverò in diversi modi questa. Nella casella 14 invece c'è una mini bottiglia di olio extravergine d'oliva. Questo in particolare è da 100 ml ed è un olio di qualità superiore. Vi leggo quello che c'è scritto sull'etichetta. Praticamente qua dice olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. Ovviamente io non me ne intendo, quindi non so che cosa voglia dire quello che vi ho letto, però presumo che sia qualcosa che rende l'olio più pregiato. Se ne sapete di più, fatemelo sapere nei commenti. In ogni caso, il packaging è molto carino. Nella casella numero 15 c'è una confezione di caffè. È caffè espresso miscela bar sublime, macinato fresco, miscela di caffè torrefatto in grani 100 grammi. Io non bevo caffè, però lo regalerò a mio papà che sicuramente lo gradirà tantissimo.
Nella casella 16 c'è questa mini confezione di crema di peperoni in agrodolce biologica. Questa è una cosa che probabilmente regalerò per il semplice fatto che non gradisco granché i peperoni. Però, al di là dei miei gusti personali, è un packaging molto carino ed è un prodotto sicuramente originale, un pochino più ricercato. Poi nella casella 17 c'è questo succo antiossidante al gusto melagrana. Questo è molto buono, devo dire che a me piace questo frutto, quindi la marmellata, il succo di frutta, comunque tutte le preparazioni al gusto melagrana, devo dire che le apprezzo. Nella casella numero 18 c'è un prodotto che non può mai mancare alla fine dell'anno, ossia le lenticchie. Però in questo caso ci sono anche cereali antichi, quindi lenticchie e cereali antichi cotti al vapore, pronti in pochissimi minuti. È un prodotto che io avevo già assaggiato, anche se avevo preso solo le lenticchie, non c'erano anche i cereali, ed è comunque molto buono, quindi sicuramente mi piacerà anche questo. Nella casella 19 c'è un prodotto che apprezzo tantissimo, della marca Saclat, i sottolì, e si tratta di carciofini tagliati. Questi sono in olio di semi e sono già pronti, praticamente dovete solo scaldarli. Questi mi piacciono molto perché comunque apprezzo i carciofi, ma soprattutto mi piacciono perché non c'è l'aceto. Di solito questi prodotti hanno sempre un pochino di aceto all'interno, invece in questo caso non c'è e questo me li fa apprezzare di più, quindi contentissima che li abbiano inseriti. Nella casella 20 una golosità, dolcetti al cioccolato. Si tratta di biscotti ripieni al cioccolato della marca Corsini. Non li ho mai assaggiati, ma sono sicura che sono buonissimi. Nella casella 21, un prodotto utilissimo in cucina che io uso tantissimo, questa lattina di polpa di pomodoro. Questa è a pezzi 100% pomodoro toscano. Questo lo gradisco tantissimo perché in cucina sono cose che utilizzo spesso. Poi nella casella 22 un'altra super golosità perché abbiamo una crema spalmabile al pistacchio, tra l'altro col 20% di pistacchio. Io credo che sia buonissima, non lo metto in dubbio, anche se in generale io non utilizzo tanto le creme spalmabili, però magari fare una torta che sia ripiena al pistacchio, comunque una preparazione di questo genere, potrebbe essere un ottimo esperimento culinario. Nella casella numero 23, e siamo alla penultima, quindi questo video sta giungendo al termine, c'è lo zabaglione al caffè. È sicuramente buonissimo, però si tratta di un prodotto alcolico. Io sono astemia, quindi magari lo regalerò a qualcuno. Ma sono tutti prodotti comunque molto originali che ho apprezzato e tutti diversi da quelli dell'anno scorso, come vi dicevo all'inizio, perché l'anno scorso c'era lo zabaglione, però non era al caffè, era al pistacchio, quindi comunque stanno anche variando i gusti. Ma adesso apriamo la 24, che è l'ultima casella. E per finire in dolcezza una confezione di mini cioccolate della Ritter Sport. Ci sono vari gusti: cornflakes, gianduia, biscotti, marzapane, nocciole, latte e yogurt. Tra l'altro, quelle al gusto biscotto e cornflakes sono doppie perché vedo che ce ne sono due, invece degli altri gusti ce n'è una. Comunque mi fa molto piacere questo prodotto perché intanto le cioccolate della Ritter Sport mi sono sempre piaciute, ma poi mi piacciono queste confezioni con i gusti diversi perché si può variare e assaggiare magari nel corso delle settimane, nel corso dei giorni, insomma, a seconda di quanto siete golosi, i diversi sapori di cioccolato, ed è una cosa comunque che mi piace. Questa era l'ultima casella, vi ho svelato tutto il contenuto del calendario. Fatemi sapere se vi è piaciuto e in generale quale prodotto vi ispira di più. Io come sempre vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.